Ben ritrovati a tutti, questo se non ho perso il conto è il decimo video di questa serie che faccio per cercare di fornire informazioni utili su quanto riguarda la grande finanza, le banche, l'economia, con una serie di dati che io cerco di reperire nella maniera più trasparente possibile e quindi darvi i link, le fonti a cui attingo. In questa puntata parliamo di un soggetto che ha un'importanza globale straordinaria, enorme, perché è la banca, diciamo, centrale degli Stati Uniti d'America. Ora, tutti quanti abbiamo sentito nominare molte volte la Fed, credo che quasi tutti sappiate che è, diciamo così, l'abbreviazione della dizione Federal Reserve System, che è l'equivalente di quello che nell'Unione Europea è di fatto, diciamo, insomma, se non l'equivalente, assomiglia molto come compiti, perlomeno come compiti, ecco, diciamo sicuramente come compiti, come obiettivi, a quella che è la BCE, la Banca Centrale Europea, su cui spero di riuscire a fare una puntata prossimamente, ma diciamo che globalmente è abbastanza riconosciuto il fatto che la Fed è ancora più importante, nel senso che essendo la banca centrale degli Stati Uniti americani e essendo questi ancora e comunque essendo stati negli ultimi decenni, diciamo così, l'attore economico, il principale soggetto appunto economico, finanziario, anche di politica, diciamo, spicciola, globale, diciamo che anche secondo me, diciamo, questo ha un'importanza ancora superiore alla BCE e ha delle caratteristiche che la rendono anche piuttosto diversa. Ora, la prima cosa che volevo dirvi è che io ho fatto una fatica boia a mettere in piedi questa puntata trovando fonti, perché se ne trovano poche. Nonostante l'argomento sia super pubblico e di un'importanza globale straordinaria, si trova poco materiale nel web, su internet. La stragrande maggioranza del materiale sono i siti ufficiali della Fed stessa. Ma è chiaro che quando un soggetto deve parlare di se stesso, io mi fido fino a un certo punto, vorrei che fossero tanti altri esterni a spiegare una serie di cose, perché è un po' come chiedere all'oste se il suo vino è buono. L'oste ti dirà che naturalmente è molto buono. Ora, al di là dell'esempio magari non perfettissimo, cosa dice di se stesso? Di se stesso. La Federal Reserve dice che la Federal Reserve non è di nessuno, perché questo è il punto principale. Al di là dei compiti di politica monetaria, la questione principale è sempre la stessa: chi sono i proprietari? Cioè, la Fed è pubblica o è privata? Pubblica, uno potrebbe accettare anche che sia al 51% pubblica o comunque abbia la maggioranza dei componenti che decidono, tipicamente un consiglio di amministrazione, come nelle imprese c'è il consiglio di amministrazione. Quando io ho la maggioranza pubblica dei membri, diciamo che in pratica la società è pubblica perché è il pubblico, è lo Stato. È lo Stato che decide. Quindi la domanda fondamentale è: ma la Fed è pubblica o è privata? Ora, al di là del fatto che molti di voi forse sanno già la risposta, ma io sto cercando di arrivare al nocciolo andando a scandagliare e ho dovuto fare parecchia fatica perché le informazioni sono scarse, per quanto possa sembrare strano su un argomento così mostruosamente importante, sono quasi sempre informazioni da fonti pubbliche ufficiali, quindi questi siti in cui la Fed stessa parla
parla di se stessa e la maggior parte delle informazioni le ho ricavate, guarda caso, da Wikipedia, la versione italiana e la versione che vi ho già mostrato e la versione statunitense, diciamo di lingua americana, di lingua inglese, che è questa. Ora, qual è una cosa su cui, diciamo, c'è certezza praticamente assoluta? È che la Fed non risponde al governo americano, cioè la Fed è autonoma. La Fed è autonoma, quello che decide, decide. Il governo americano, il Parlamento americano non possono annullare, modificare, non possono. Quindi ancora di più si capisce l'importanza pazzesca di quest'organo, che quello che decide, decide, e decide la politica monetaria degli Stati Uniti, che ha un'influenza globale di fatto da decenni e anche oggi, tuttora oggi, e questo non viene messo in discussione, non può venire, cioè, voglio dire, a livello di commento, a livello di opinione, i parlamentari e il Congresso americano può dire quello che vuole. Rimane un'opinione, rimane un qualche cosa che non ha un valore giuridico tale per cui la Fed si conforma. No, no, la Fed è indipendente e su questo c'è la massima certezza da parte di tutti. Ora, senza entrare nei dettagli di come è strutturato, di come non è strutturato, o meglio, vi darò solo la sintesi. Vi darò solo la sintesi. Sintesi che alla fine ho dovuto disegnarmi io stesso, fare un disegnino che non trovo in rete e che, diciamo così, taglia la testa al toro sul quesito: ma la Fed è pubblica o è privata? E questo sono riuscito a comporlo dopo aver trovato alcune informazioni di cui faccio vedere anche qui le fonti da cui ho attinto, ma soprattutto quello che è un dettaglio che viene buttato lì in maniera, diciamo così, senza darci importanza, ma è un dettaglio pazzesco, è un dettaglio che, come si dice, fa pendere la bilancia assolutamente in un verso preciso. Ora, l'organo principale che decide della politica monetaria statunitense nel sistema Federal Reserve si chiama FOMC. È inutile che vi stia a fare l'acronimo che è Federal Open Market Committee, quindi Comitato Federale per il Mercato Aperto. Questo è l'organo che decide ed è un organo composto da 12 persone fisiche. Ok? 12 persone. 7, come le vedete, le ho elencate qui, 2 più 5, sono parte, o meglio, compongono quello che ha purtroppo due nomi, quindi si fa anche spesso confusione. Quello che diciamo colloquialmente viene chiamato board, che vedete che viene la parola board compare sia nella sua definizione ufficiale che è Board of Governor, sia nella sua dizione un po' meno ufficiale che è Federal Reserve Board. Vabbè, due nomi per dire esattamente la stessa cosa. Composta di sette, anche qui, persone fisiche. Però attenzione. Due di queste persone devono per legge, devono essere elette, scelte tra i presidenti delle Federal Reserve Banks. Le Federal Reserve Banks sono le banche, diciamo così, ufficiali che compongono questo sistema della Federal Reserve statunitense. Sono 12 e appunto due fra i loro membri devono per legge fare parte di questo board of governor o
detto anche Federal Reserve Board. Devono per legge. E perché questo è importante? Perché, guarda caso, gli altri 5 soggetti che mi servono per arrivare al totale di 12 delle persone che compongono appunto il FOMC sono ugualmente presidenti delle Federal Reserve Banks. E quindi si capisce che 5 più 2, 5 presidenti delle Federal Reserve Banks e 2 presidenti di Federal Reserve Banks, 5 più 2 fa 7, e quindi di queste 12 persone, 7 sono presidenti di queste Federal Reserve Banks. E quindi diventa essenziale per rispondere alla domanda è pubblica o è privata, capire queste Federal Reserve Banks se sono pubbliche o private. Anche in questo caso si fa un sacco di fatica a trovare la risposta ufficiale perché, diciamo, pubblicamente non viene divulgata, ma si trova ed è, diciamo, ufficiale perché, eccola qui, adesso ve la espongo, perché i tribunali americani, perlomeno uno, ha sentenziato, avendo avuto a che fare con questo sistema, ha sentenziato che le Federal Reserve Banks sono private. E questo taglia la testa al toro. Dopodiché gli vengono dati compiti pubblici, ma sono private. Ma sono private. E questo risolve l'enigma ben nascosto, nel senso che se voi, io ci ho messo un sacco di tempo per arrivare a questa conclusione, perché appunto la sommatoria 5 più 2, 7 non è conclamata, non è che viene pubblicizzata a caratteri cubitali, è una noticina che dice due di queste persone devono essere scelte tra i presidenti delle banche federali. E poi ci sono altri 5 presidenti delle banche federali americane. Quindi non è una cosa che viene, diciamo, pubblicizzata in maniera come dovrebbe essere. E questo, diciamo, chiude il cerchio. Di queste 12 banche che fanno parte del sistema Federal Reserve, ce n'è una che ha, diciamo, un'importanza ancora superiore perché è quella che per legge ha sempre il proprio rappresentante, il proprio presidente eletto in questo FOMC, che appunto è l'organo che decide la politica monetaria. Quindi la Federal Reserve Bank di New York è quella che ha un'importanza ancora superiore perché appunto la sua rappresentanza è sempre presente nell'organo che decide la politica monetaria degli Stati Uniti e quindi una grossa influenza su tutto il pianeta. Anche in questo caso, se voi cercate di trovare per esempio chi sono i soci, chi sono i proprietari, chi sono gli azionisti della Federal Reserve Bank di New York, fate una fatica boia. Cioè non li trovate, perlomeno io non li ho trovati, perlomeno in rete, così pubblicamente, in maniera trasparente, non si trovano. Dopodiché ho trovato un sito di cui però non mi assumo nessun tipo di responsabilità, ve lo mostro così tanto per farvi capire, solo per dirvi appunto che è uno dei pochissimi siti in cui ho trovato l'informazione, diciamo, scritta a chiare lettere, ma non credo proprio che sia un sito ufficiale. E questo sito dice chiaro e tondo, i principali azionisti sono banche assolutamente private, come la sentenza del tribunale vi avevo mostrato,
E questi sono JP Morgan, Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, la banca di New York Mellon. Quindi chiaramente banche assolutamente private, ma ripeto, più che questo sito che è assolutamente, diciamo così, privato, quello che fa fede chiaramente è la sentenza dei tribunali americani che hanno sancito appunto che le Federal Reserve Banks sono private. Bene, quindi come si direbbe in un tribunale, il caso è chiuso. Il caso è chiuso, la Federal Reserve di fatto è privata, risponde a interessi privati, però decide della politica monetaria degli Stati Uniti d'America. E a cascata, vorrei dire di mezzo mondo, insomma, ma comunque ha un'influenza estremamente rilevante. Questa era la stessa identica conclusione a cui era arrivato un giornalista italiano in un libro, che guarda caso fa parte di quella cinquantina di libri che vi metto a disposizione, riassunti, quindi ve li potete leggere molto velocemente perché ho messo a disposizione i riassunti, e questo appunto aveva scoperto, scritto nero su bianco, Luca Ciarrocca nel suo libro I padroni del mondo, che appunto io pubblicai il riassunto nel 2015, e come vedete dice esattamente la stessa cosa: la Fed è privata, lo conferma una sentenza di un tribunale federale USA che la definisce esplicitamente come un'azienda indipendente privata. Bene, detto questo, io non posso che ribadirvi che sto cercando di darvi queste informazioni sulla grande finanza dopo che per 10 anni ho fatto il parlamentare in Senato per il Movimento 5 Stelle, occupandomi di energia perché volevo fare qualche cosa che desse dei risultati concreti e credo di averlo fatto perché, per esempio, le comunità energetiche rinnovabili sono legge. Anche per merito mio, che le ho seguite e presidiavo appunto la Commissione Industria, Commercio e Turismo, che è, appunto, ha preparato il campo per il recepimento della direttiva comunitaria, anzi, ha recepito la direttiva comunitaria con la formula sperimentale e poi il governo con chiaramente il decreto di recepimento. Ma dico questo perché nel mio blog trovate non solo questi riassunti di questi 50 libri, ma trovate un'intera sezione sulla finanza etica, che è il modo per sganciarsi dalla finanza privata speculativa, perché anche la finanza etica è una finanza privata, ma non è speculativa, non è speculativa. E quindi, come ho ricordato anche oggi nel post in cui condivido un report in cui viene esposto come la filiera degli armamenti sia una filiera estremamente emettitrice di gas climalteranti, e molti sono a loro insaputa finanziatori della filiera delle armi, perché moltissime banche fanno affari con la filiera delle armi. La finanza etica non fa affari con la filiera delle armi, per cui se una persona non vuole le guerre, oltre che lamentarsi e protestare, sappia che può anche fare in maniera che i propri soldi non vadano a finanziare, per carità indirettamente, ma alla fine il risultato non cambia, i propri soldi vadano a finanziare la filiera delle armi, oltre che la filiera fossile, eccetera, eccetera. Quindi io vi ho messo a disposizione questi riassunti, questa sezione che parla appunto di finanza etica, ricordandovi che l'Unione Europea parla di finanza sostenibile, che è praticamente la stessa cosa, e quindi se l'Unione Europea parla di finanza sostenibile, significa che quella attuale non è sostenibile. E in più vi ricordo che vi ho messo a disposizione anche un ciclo di video sulla transizione energetica per dimostrarvi sempre con dati pubblici di ricercatori pubblici alla mano, che appunto
è conveniente, non solo per l'ambiente, ma anche per il portafoglio, passare alle fonti rinnovabili. È conveniente per l'ambiente e per il portafoglio. Quindi io spero che voi riusciate a vedere questi video che potete ascoltare, perché la parte ovviamente audio è la parte fondamentale, poi ci sono figure, grafici, immagini, certamente, ma diciamo che una buona comprensione la potete ascoltare anche mentre guidate, mentre siete in autobus, anche mentre fate le cose di casa, le pulizie, mansioni di casa, con le cuffiette o senza le cuffiette, potete ascoltare molto materiale e secondo me avere tante informazioni che ribadisco sono pubbliche, non è che le ho inventate io o ne sono, diciamo così, l'unico interprete, anzi io non faccio altro che divulgare quello che la scienza da una parte, i ricercatori pubblici dall'altra, la maggior parte degli esperti declama da anni su questi argomenti: energie rinnovabili da una parte e il mondo bancario, finanziario e economico dall'altra. Bene, detto questo, ci vediamo alla prossima puntata e spero vogliate divulgare questa e le passate con i vostri amici e parenti. Buona giornata.